Luconta de Ulisse. E l'intervista a un vecchio pescatore algherese, Nassaiolo precisamente, quindi pescatore di nasse con le vecchie trappole per pesci, per aragoste fatte in giunco, un'arte, un mestiere ormai scomparso. Si tratta di un'intervista etnolinguistica che poi ho voluto montare. L'interesse è chiaramente quello linguistico, perché si parla di una comunità alloglotta, sarda, quella algherese, però l'interesse è anche più vasto, perché quel mestiere ha riguardato delle comunità e delle persone che abitano, che vivono e lavorano in tutta la costa occidentale della Sardegna. E quindi l'importanza è anche quella etnografica, perché queste persone in decenni hanno avuto un mutuo avvicendarsi di lavori, conoscenze, lingue, che ha portato anche a innovazioni tecnologiche, tecniche, e soprattutto a mutamenti anche epocali nella loro vita. Pensiamo per esempio ai pescatori dello Stagno di Cabras, che vedendo e imitando i pescatori algheresi hanno finalmente conosciuto il mare aperto e hanno cambiato il loro mestiere e il loro lavoro, la loro vita. Ci sono piccoli aneddoti, piccole storie di vita che il protagonista dell'intervista, Giuseppe Casanova, racconta con la maestria di chi conosce solo l'oralità come mezzo di espressione. E quindi vediamo il dipanarsi delle storie di questi personaggi quasi mitici, vecchi lupi di mare. Poi il commento preciso delle immagini di Fiorenzo Serra, che ha ripreso negli anni 60 la vita di queste persone. In questo filmato, quasi per, forse, probabilmente per la prima volta, viene intervistato un protagonista, un testimone oculare di questi mestieri. E quindi abbiamo un commento precisissimo con le immagini di Fiorenzo Serra. Il montaggio è stato un esercizio, insomma, perché sono interviste che sono durate 5 anni. E quindi ho dovuto smontare e rimontare, spezzettare e rimontare queste testimonianze per provare ad avere un racconto lineare. A tre cavalli la baica. La baica a tre cavalli. Non chiedo. Non travaglio. La moto lancia che teneva appena che sta vicino. All'isola Maldeventra e a Capo Frasca. A me che vivi qua, altre due ciumas di baita. E fai una nassa. Sì, sì, sì. Con sono venuti stinti, no? Tutti abbandonati. Oh. E già si va a no? E come c'è? Che apparecchi ti esci da me? Io mi ero alzato la mano perché non bruciavano ai guanti. Minimo si ga un 20 miglios. E la trabagliavano di notte, a Tonia. A me mi lasciavano alle date 90. Da Zonzeni ti svaiva il sindamata al da Svutti. E basta, la lasciavano anche? Solo, a Matozzino, ti raccolta di Tozzino. Tozzino era un cane. Anche senza vanni in cura di... Ma questo è il 64 o il 65. Io anche mi tagliavo tutta la mia che si e te va a provvisa per tutti gli stili. A chi si asciuga la vita per sopravvivere?